L'anno prossimo voglio arrivare in doppia cifra. Sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto. Massimiliano Mezzina, 18 anni, classe 98, ruolo attaccante. Sono partito da una squadra del mio quartiere, si chiama Leodari, poi sono passato al Bassano a 13 anni, ho fatto 2 anni, sono andato a Montecchio Maggiore, poi ho fatto un anno a Real Vicenza e sono passato al Padova da quest'anno. Il sangue dei miei genitori non è di Vicenza ma marchigiano, per cui non sento tanto la rivalità tra Padova e Vicenza. Il mio idolo da bambino era Alessandro Del Piero e l'ho visto giocare per pochi anni e mi ritengo fortunato di questo perché lo ritengo un giocatore molto, molto forte che mi ha segnato molto anche nel mio modo di giocare. Il suo tiro a giro magari. Io centravanti classico ho giocato veramente da quest'anno. L'anno scorso ho fatto l'esterno alto, però mi piace adattarmi a quello che chiede il mister e me la sono cavata anche da punta. Sì, quest'anno ho giocato da centravanti perché il mister ne aveva bisogno e sono messo a disposizione e il mister mi ha aiutato anche a imparare a fare questo ruolo e mi è piaciuto. Però preferirei un futuro da trequartista, da inventore, diciamo. Punti di forza, tecnica, velocità. Punti da migliorare, diciamo, dare il 100% tutta la partita e quindi dal punto di vista fisico, atletico. All'inizio è stato un po' difficile ambientarsi nella squadra, però verso la fine stiamo riuscendo a tirare fuori quello che realmente siamo. L'anno prossimo sono sicuro che riusciremo a fare molto meglio, perché ormai abbiamo capito quello che vogliamo, chi siamo, abbiamo capito che siamo un gruppo, quindi sono sicuro che faremo molto meglio di quest'anno. Sì, la mia squadra del cuore è la Juventus, da quando ero piccolo è stata una passione che mi ha trasmesso mio nonno. Tra 10 anni mi piacerebbe giocare alla Juventus, magari. Studio all'Istituto Tecnico Fusinieri di Vicenza, amministrazione, finanza e marketing. Da 4 anni sono in quarto superiore. È difficile conciliare lo studio col calcio, però con impegno e sacrificio, anche magari la sera, anche se sono stanco, provo a studiare anche quando non ce la faccio. Questo che è la chiave, sacrificio. Quest'anno ho segnato 7 gol e speravo di farne un po' di più, però va bene così. Il gol che mi è piaciuto di più è stato al Leuganeo contro il Bassano. Non è servito per il risultato, però è un bel gol. Per me la felicità è vivere serenamente, senza avere rimpianti su quel che si è fatto, alzandosi la mattina e dicendo che bello, oggi quello che faccio mi diverte e mi piace. Sì, devo ringraziare innanzitutto i miei genitori che mi hanno permesso di spostarmi soprattutto e di darmi la forza. Mi hanno aiutato molto per fare quello che mi piace.